Piacenza-Torino, entrambe in Serie B da retrocesse, entrambe motivate a tornare nella massima serie. Il blasonato Torino con giocatori che possono fare la differenza, il Piacenza con la forza del gruppo. Cagni presente biancorossi imbattuti al Garilli con Orlandoni tra i pali, difesa a 4 con Cristante, il capitan Mangone tornato a ricomporre la coppia centrale con l'ex Granata Fattori e Radice. A centrocampo rinuncia De Dusei, c'è Danna, Riccio, Miceli e Tarana. Ambrosetti, trequartista e Beghetto, unica punta. Il tecnico Rossi per i Granata in trasferta, forte delle sole 3 sconfitte alle spalle, presenta a sorpresa una formazione con 3 punte, Ferrante, Fabbrini, Tribocchi. E la Piacenza fin dai primi minuti subisce già al 4° minuto brividi con Ferrante che tira appena sopra la porta. Ambrosetti si trasforma in quinto di centrocampo ma non convince Cagni, così al suo posto entra al 20° Lucenti e Tarana va a sinistra. Il Piacenza, ora più equilibrato, guadagna qualche metro, ci prova con un cross di Lucenti per Danna, poi rischia ma Fabbrini per fortuna spreca. Al 33° è Ferrante a tirare ma Orlandoni senza fatica c'è. È al 44° con Beghetto e allo scadere del primo tempo con Radice che il Piacenza si rende pericoloso. Al secondo tempo esce Fabbrini, entra Rizzato, non cambiano invece i biancorossi in campo ma cambia il loro piglio, il loro gioco. Lucenti al 9° minuto è in fuorigioco su un bel cross di Tarana. Poi al 13° Cristante è utile a Beghetto che serve Riccio e lui segna il suo 4° gol stagionale ed è 1-0. Esce Danna, entra Bocchetti, al 24° l'arbitro per fallo in area su Lucenti decreta il rigore, Beghetto trasforma ed è 2-0. Subito dopo entra Cipriani, al suo posto ovazione dei tifosi, subito entra in area ed è atterrato, sbaglia l'arbitro a non concedere il secondo rigore. Al 37° Ferrante trova la porta ma è in fuorigioco. Poco dopo Riccio si inserisce con intelligenza ma senza fortuna e non trova il raddoppio. Cagni alla vigilia aveva detto nessun timore reverenziale e così è stato, soprattutto nella ripresa. Una buona partita. Nel confronto tra la miglior difesa interna, biancorossa, e il secondo attacco esterno, Granata, detta legge il Piacenza. I migliori in campo, Mangone, Danna, Riccio, forse tutti. Cagni a fine partita esprime tutta la sua soddisfazione ma non vuole pensare alla classifica, il campionato è ancora troppo lungo, sentiamolo. Ho fatto un quarto d'ora veramente brutto, era anche un discorso tattico, quindi però la squadra era contratta, il Torino invece è partito molto veloce e ci ha aggrediti e poi chiaramente con dei giocatori di qualità come aveva in campo con 3 punte la difficoltà c'era. Purtroppo ho dovuto sacrificare un giocatore come Ambrosetti per una questione esclusivamente tattica, mi è dispiaciuto molto per lui, ma ha capito che in quel momento quello che contava era la squadra. C'è la condizione fisica, questo è stato determinante secondo me. Noi abbiamo speso qualcosina in meno di loro forse all'inizio e poi piano piano siamo andati increscendo e fisicamente abbiamo vinto la gara nel secondo tempo. Questa è una squadra che è molto fisica, se fa le partite a grande intensità viene fuori anche la qualità, altrimenti noi a ritmi bassi abbiamo dei problemi. Ed ora ai nostri microfoni tutta la soddisfazione di Fattori e Lucenti. Abbiamo subito un po' il loro avvio, sono partiti molto forte, hanno creato una palla nitida con Ferrante, per fortuna nostra ci è andata bene, insomma. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo, abbiamo trovato un gol e poi abbiamo gestito bene la gara. Sì, abbiamo iniziato la partita, nei primi 15 minuti abbiamo sofferto un po' il Torino perché erano messi a 3 in mezzo al campo e il mister giustamente magari ha cambiato, anche noi ci ha messo in 3 e mezzo, ha fatto una buona scelta, non perché ho giocato ma per il modulo che ha fatto, quindi molto merito va anche a lui. Dal tecnico Granata e da Fuseri invece solo amare considerazioni. Se dobbiamo trovare degli alibi, delle attenuanti, sicuramente per noi Pinga, Mandelli e Valem sono 3 giocatori importanti, però una squadra che punta a promozione deve anche riuscire in certe circostanze a sopperire a queste mancanze. Possiamo dire che nel Piacenza c'è stato il gruppo, nel Torino no? Ma no,
Sì, diciamo che il Piacenza ha dimostrato una squadra sicuramente quadrata, che sa il fatto suo. Noi abbiamo l'unico rammarico di aver avuto una grande occasione sullo 0-0 e non averla sfruttata, forse anche più di una, e magari la partita si metteva in altro modo, perché sicuramente quando una squadra passa in vantaggio dopo le partite spesso cambiano. Ma diciamo che abbiamo fatto un discreto primo tempo dove sicuramente abbiamo creato delle palle gol importanti. Poi nel secondo tempo forse siamo calati un po' di testa, perché sennò è un po' inspiegabile, insomma. Evidentemente non riusciamo a tenere i 90 minuti.